Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video volevo fare un video in cui vi mostro un disegno che ho fatto io, una specie di poster che ho disegnato io. Benissimo, incominciamo col video. Allora, io guardo ogni mercoledì su Fox 11, alle 9 guardo un programma che si chiama The Gifted. Scrivetemi giù nei commenti se lo guardate pure voi. Io lo guardo, è il mio programma preferito. Adesso vi farò vedere il disegno che ho fatto. Aspettate. Eccolo qua. Ragazzi, come potete vedere, c'è la scritta The Gifted. Quindi se vedete questa scritta è appunto questo. Abbiamo questi che hanno dei poteri. Lei è la mia preferita nel programma Aspetta anche un bambino ed è fidanzata con lui. Loro due invece sono amici. Ecco, e ha il potere del magnete, infatti qua tutti i gioielli magnetici, ed è la mia preferita. Nel programma si chiama Polaris e i capelli verdi, è bellissima questo potere qua, fa così o anche così, boh, cioè bellissimo. Dei poteri, parla di questo film che devono scappare dai cattivi che li vogliono inseguire. E poi abbiamo lui che invece sente da lontano, non so come si chiama, lui che non so come si chiama, e lui ha il potere della luce, quindi se tipo ti punta gli occhi, ti porta la luce negli occhi, sei cieco. Poi abbiamo lei che, come dire, lei fa dei portali. Ok, adesso vi faccio vedere altri personaggi. Allora, abbiamo Natalie, Arin, Lind, che è questa. È molto bella e lei è una ragazza. Lei ha il potere di, che tipo l'aria la fa diventare forte. La fa diventare tipo dura, che protegge, possiamo dire. Poi abbiamo questo che si chiama Emma Domunt ed è lei la mia preferita. È lei. Poi abbiamo lei che l'ho disegnata anche. Aspettate. Lei è quella che ho disegnato, che è questa qua. Invece questa, adesso ve la mostro nella realtà, ed è lei, e si chiama Jamie Kong, non so come si pronuncia, ed è lei. Altre foto. Poi abbiamo la mamma di quella ragazza Natalie, Amy Acker, non so come si pronuncia, ed è lei, che nel programma ha i capelli biondi. Ah, ragazzi, questo è il potere del portale, come vi ho già detto. Questo qua è sempre quello della luce e si chiama Sean Tall. Ed ecco, ed è lui. Così, nel programma. Poi abbiamo lui che l'ho disegnato qua e ha il potere di il potere di sentire da lontano, e si chiama, leggete voi. Ok, ed è lui. Poi abbiamo il ragazzo, il fratello di Natalie, figlio di quella donna là, Amy. Questo qua, il nome, ed è lui. Lui ha il potere di, cioè, se si arrabbia fa, spacca tutto. Tipo un potere della forza. Poi abbiamo il papà di quei due ragazzi e marito di quella moglie, Amy. Questo qua, il nome, ed è lui. Questi sono i principali, come dire, personaggi, protagonisti, ed è lui. Poi abbiamo l'ultimo, che è un poliziotto, lui,
che vuole sconfiggerli perché alcuni anni prima ha perso il 15 settembre 1900, cioè non mi ricordo quando, ha perso sua figlia per colpa di un mutante, si chiama un mutante quelli con i poteri, e appunto l'ha uccisa sua figlia di 7 anni. E quindi lui si vuole vendicare, ma in realtà non l'ha ucciso solo lui, perché stavano facendo una festa per dichiarare libertà ai mutanti. Però dopo è andato qualcosa storto e quindi gli umani e i mutanti hanno ucciso una bambina, hanno ucciso alcuni, è successo qualcosa ed è scoppiato tutto, boh. Ecco, e quindi lui adesso è molto arrabbiato, li vuole tutti uccidere, sterminare, come dire, e si chiama Kobe Bell. Ok ragazzi, questo video si conclude qua, spero tanto che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto spolliciate tutto il mondo, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!